tartufo è da sempre un bene preziosissimo, capace di attirare curiosità, attenzione e mistero. Alcuni studiosi sembrano averne risalito le tracce fino all'epoca di Sumeri e Babilonesi, nella remota Mesopotamia di millenni or sono, mentre pare certa la presenza del tartufo sulla tavola di Cheope, il famoso faraone egizio, la cui grandezza resta testimoniata dalla più maestosa delle piramidi sopravvissute. Altri secoli, altre tavole illustri per il tartufo, da quella di Caterina de' Medici fino alla sinistra figura di Lucrezia Borgia nel Rinascimento. Oggi il tartufaio, come è chiamato il ricercatore di tartufi, con molta pazienza e tanta costanza si sveglia nelle primissime ore del mattino. Insieme al suo fido animale, un tempo l'eletto era il maiale, oggi il cane perché più abile a muoversi, inizia il lavoro nei boschi alla ricerca del prezioso frutto. Ma cos'è esattamente un tartufo? Si tratta di un fungo ipogeo, ovvero che cresce e si sviluppa interamente al di sotto del suolo. È una forma di vita simbionte, il che significa che si lega spontaneamente e necessariamente ad un'altra per vivere e propagarsi. Nel caso del tartufo, sono le radici di una pianta ospite, con le quali inizia un fitto scambio di nutrimenti e sostanze chimiche. Se le condizioni geoclimatiche sono quelle adatte, ecco che il corpo filamentoso del fungo, il micelio, può generare una sorta di frutto di forma tuberosa e dall'odore tipico ed intenso. È questo il tartufo che arriva nelle nostre cucine. Secondo moltissimi intenditori, l'imperatore di tutti i tartufi esistenti è proprio quello del tipo che cresce nella bassa mantovana, il Tuber magnatum pico, o tartufo bianco pregiato. Il tartufo è una cosa seria, prezioso sia in termini di qualità che di resa economica, genera inevitabilmente una grande attività di ricerca. È per questo che il periodo di raccolta consentita del fungo è severamente regolato a livello istituzionale. Per il tartufo bianco, generalmente il periodo di caccia va grosso modo dalla metà di settembre fino alla metà di gennaio. Il cercatore di tartufo, come il cacciatore, oltre che di un abbigliamento adatto e funzionale alle lunghe ed umide passeggiate, deve essere fornito di almeno due cose essenziali: un tesserino ed un cane dal fiuto fino. Mentre il tesserino viene rilasciato dalla provincia, al termine di un corso con esame finale, trovare un buon cane è un altro paio di maniche. Il compagno ideale nella ricerca deve avere alcuni requisiti fisici, oltre ad un naso sopraffino, un torace ampio per resistere alla fatica, zampe muscolose e forti per andare ovunque, un pelo fitto che lo protegga, oltre che dal freddo da rametti e spine, se l'esplorazione si fa scomoda, unghie resistenti per aiutare il padrone ad estrarre dal terreno la meraviglia appena trovata. L'avventura di ogni giorno di un tartufaio e del suo cane talvolta può essere frustrante. Non esiste infatti una mappa del tesoro con una grossa X disegnata sopra. Così spesso si finisce per camminare tanto e rimediare poco. Ma la fortuna alla fine gira sempre e ci sarà un ritrovamento da festeggiare al ritorno a casa con un bicchiere di buon vino rosso. La fortuna però si può anche aiutare. Se la ricerca libera per le campagne ha sicuramente un suo fascino indiscutibile, tuttavia l'impianto di una tartufaia, ovvero di un terreno adatto e predisposto al meglio nel quale avviare artificialmente il ciclo di vita dei funghi, può rendere i ritrovamenti molto più semplici e numerosi. E quando i tartufi raccolti sono molti, si pone il problema: come conservarli? Il metodo industriale prevede la sterilizzazione del fungo mediante il calore.
Sterminando i batteri responsabili della decomposizione, infatti, il tartufo sarà utilizzabile per tempi anche lunghi. Certo, in questo caso, il prezzo da pagare è quello di una decisa perdita di aroma. Per il piccolo consumo domestico, invece, è bene avvolgerlo in fogli di carta assorbente e riporlo in frigorifero, dentro un contenitore chiuso. La missione del tartufo a tavola è da sempre una sola: rendere indimenticabile ogni piatto, anche il più semplice, anzi, soprattutto il più semplice. Come è il caso delle più classiche tagliatelle al tartufo bianco. Per ottenere il massimo, la pasta deve essere fresca e cotta a puntino, prima di essere condita con burro, parmigiano ed abbondante tartufo in scaglie, aggiunto all'ultimo momento. Più sostanziosi ed evocativi i bigoli cotti nel lambrusco e conditi con salsiccia e tartufo. In un solo piatto, quattro capisaldi assoluti della gastronomia poetica e suggestiva di queste terre: pasta, lambrusco, maiale e tartufo. Lord Byron, l'avventuroso poeta inglese, teneva spesso un bel tartufo sul proprio tavolo di lavoro, amando dire che il suo odore pungente gli stimolava la creatività. Più legato a forchette e coltelli, Gioachino Rossini, autore di tante arie d'opera immortali, non aveva dubbi quando scrisse che il tartufo è il Mozart dei funghi. Ancor più alte le lodi di Alexandre Dumas, l'autore francese dei Tre Moschettieri, convinto che il tartufo fosse niente meno che il sancta sanctorum della tavola tutta. Thank you.